Stefania Filetti, segretario provinciale della FIOM, siamo davanti all'Unione degli Industriali della provincia di Varese a Busto Arsizio. Quali sono le rivendicazioni che oggi state portando qui davanti e perché qui? Sì, oggi i metalmeccanici in provincia di Varese sono qui in piazza per richiamare l'attenzione e rivendicare i seguenti punti. Primo punto, la crisi. Siamo in una situazione anche in provincia di Varese davvero grave dal punto di vista della crisi. Ogni giorno arrivano sui nostri tavoli richieste di cassa integrazione, chiusure, nuove situazioni di crisi. È insostenibile e questo si ripercuote in tutta la provincia, da nord a sud, in un modo davvero molto forte. Ultimo esempio quello dello Squarna, per esempio, dei due giorni fa. Ma non soltanto per questo motivo, perché crisi vuol dire utilizzo degli ammortizzatori sociali, vuol dire anche nelle situazioni di crisi insistere affinché vengano usati quegli strumenti che proteggano l'occupazione, come per esempio i contratti di solidarietà. E su questo ancora non abbiamo molti risultati. Ma ci sono anche altri punti. Sicuramente la nostra carta rivendicativa che vuole respingere il contratto nazionale separato, firmato separatamente da FIM e UILM il 5 dicembre del 2012. Perché? Perché pretendiamo che ci sia, come dire, una democrazia all'interno dei luoghi di lavoro e una rappresentanza che sia pattuita fra le parti. Tra l'altro buone notizie sul tavolo confederale su questo tema, ma riteniamo che sia giusto anche in provincia di Varese provare a vedere se un passo in avanti unitariamente è possibile farlo in questa direzione. Ma poi naturalmente quando si parla di contratti separati si parla di mantenimento del potere d'acquisto, si parla sicuramente dei giorni di malattia, i primi 3 giorni di malattia che non vengono pagati, si parla anche all'interno in questa situazione complessiva le assunzioni con tipologie di contratti non più precari. Questi sono in estrema sintesi quelli che sono i punti che naturalmente andrebbero sviluppati e per il quale, voglio dire, è necessario fare sintesi.